Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da Cosmetic for Less. Vedete due pacchetti, ma di norma avevo ordinato un pacchetto. Vi dico dopo cosa è successo, perché avevo fatto degli acquisti per quanto riguarda Essence e in più avevo messo quattro oggettini così per diciamo, fare un piccolo ordine. E tra cui avevo preso, aspettate che vi tolgo. Tra cui avevo preso le matite, queste qua delle Bratz, queste qua. Sono delle matite pastello. Sono quattro e sono le matite per quanto riguarda le Bratz. A me piacevano perché ho visto alcuni video di americane dove utilizzavano queste matite. Siccome certe volte capita di fare un make-up un po' più particolare e che mancano, tra virgolette, queste tipologie di colore per quanto riguarda le matite, quindi l'ho voluti prendere. Poi erano scontate, erano tutte e quattro, cioè la confezione era scontata. E queste sono le colorazioni. Sono molto molto belle perché sono dei colori proprio pastello. Poi ho preso la colla per ciglia finte, questa qui di Essence, è nuova, la Lash Glow, dicono che è waterproof, comunque è ottima. Ne ho sentito parlare, quindi l'ho voluta acquistare. Ed è questa qui, questa è la confezione nuova. Questa qua. E poi ho preso altre due cose di Essence. Uno è questo che è il plumping per quanto riguarda le labbra. L'ha fatto anche Essence, ovviamente. 94% d'effetto, 92%. Vabbè, un lip gloss, poi un pochettino diciamo con del peperoncino. Era l'unico nella gamma, infatti ha soltanto questo colore. Assomiglia tantissimo a quello di Too Faced, quindi l'ho voluto prendere. Non so se ha un odore un po' particolare. Sa di caramella e menta. L'applicatore è così, a spugnetta. Poi lo proverò sulle labbra e vi farò sapere. Già questa cosa mi incuriosisce tantissimo. E poi avevo preso la saponetta per fare le sopracciglia tutte in alto. Mi scuso per la mia capigliatura, ma devo fare il colore. Sono una persona umana. Non ho tempo. Comunque ho preso la saponetta, sempre di Essence. Ha uno specchietto enorme, cioè questo è tutto lo specchietto, vedete? Uno specchietto enorme e questa è la saponetta con il suo pennellino, ovviamente c'è la plastichina di sopra, la saponetta con il pennellino. Questo poi la proverò e vi farò sapere come mi ci trovo, o sicuramente faremo un video dove li vedrete in azione. Perché ho fatto quest'ordine? Ho fatto quest'ordine perché sono uscite delle palettine per quanto riguarda Essence. Di solito non acquisto le palette Essence perché ho svariate palette ovviamente, quindi. Però queste mi facevano molta molta simpatia, prima di tutto perché erano piccole e soprattutto perché sembravano simili a quelle di Huda Beauty, no, di Fenty Beauty, scusate, di Fenty Beauty, quelle piccoline dove c'è il numero. Le palettine in questione sono queste qua. Ce n'è una arancio, una verde, una lilla e l'altra azzurro polvere. Non so se riuscite a vedere come sono sporche. Mi sono arrivate tutte e quattro rotte. Adesso ve ne apro una per farvelo vedere, ma in caso vi metterò direttamente la foto. Perché sono arrivate tutte così, tutte, 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 tutte. Vi metto la foto e poi ne parliamo. Allora, queste palettine sono arrivate tutte e quattro rotte. Io ovviamente ho mandato subito l'email a Cosmetic for Less e loro mi hanno risposto quasi subito dicendomi che mi facevano un buono dell'esatto costo delle palettine.
Io sinceramente non mi interessava perché volevo farvi il video, quindi automaticamente gli ho chiesto che sì, venivano a riprendere le palettine, ma io volevo le palettine intatte, integre e volevo tutto e volevo quello che io avevo pagato. In tempo di pochissimo loro hanno rifatto, diciamo, l'ordine e mi è arrivato in questa scatolina. Questa volta piena di queste carte, ma proprio piena, 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 piena. E con all'interno le palette. Adesso ve li faccio vedere. Appoggiamo questo qua. Quindi vi faccio vedere che qui ho le palette intatte. Queste sono quelle rotte. Adesso vi faccio vedere tutte le palette. Allora, mi sto sporcando tutta. Allora, questa si chiama Bronzed ed è Shadow Palette, 4 grammi di prodotto. Vediamo se c'è scritto qualcosa qui. Una palette, ombretti, grazie. Comunque, la palettina è così, arancione, molto molto bella. Ha uno specchio per quanto è grande, diciamo, la palette. E questi sono i colori. Cioè, ditemi se non sono bellissimi. Cioè, molto molto belle. Questa è tipo una palettina di colori nude. Mi faccio qualche swatch, dai. Sono buona oggi. Solo oggi sono buona. Questi sono i due colori. Molto molto bella, devo dire. Poi ho preso ovviamente la Mauve, quindi dei colori Malva. Ah, qua c'è la plastica, nell'altra non c'era la plastica. Vabbè, aspettate, ecco qua. Sempre il solito specchietto e questi sono i colori, cioè bellissime. Ditemi se non sono belli questi colori, veramente molto molto belli. Vi faccio lo swatch di questo. Wow, anche questo grigio, wow. Molto molto bella. Avevo paura che questi ombretti non fossero tipo belli come gli altri. Vabbè, avevo qua la crema, mannaggia. Vabbè, avevo una crema nelle mani. Fa niente. Poi ho preso quella Ice Baby, colore azzurro polvere si chiama. Oh, guarda le mie unghie. Stesso specchietto e questi sono gli ombretti molto molto belli. Che fa Stefania, non prende qualcosa di azzurro? Di azzurro e di blu. Bello. Ha colori sia matte che shimmer. Bellissima anche questa. Ve la metto qua. Purtroppo avevo la crema. E poi Dancing Gray ed è questa green. Dancing Green, scusate. Ed è questa. Allora, di verde io ne vedo uno e uno glitterato, poi tutto il resto non è verde, ma comunque bella pure questa. Ovviamente 3 euro è qualcosa, quindi non potevo non prenderla. Cioè, guardate qua, sono bellissime, bellissime. Ovviamente, come in tutte le palette, come in tutti gli ombretti, bisogna vedere come performano sugli occhi, perché lo swatch è una cosa, poi la performance sugli occhi è tutta un'altra cosa. Io devo ringraziare tantissimo Cosmetic for Less perché ha fatto, diciamo, il suo dovere. Io le palettine ovviamente gliel'ho detto, per me se le poteva anche riprendere, invece me le ha lasciate. Io non so sinceramente cosa fare. Ora vediamo se riesco a ricompattarle, magari a darle a tipo la fidanzata di mio figlio, mia nipote o chi che sia, perché sinceramente cioè, mi dispiace che queste palettine non vengano utilizzate. Io sinceramente avevo pagato per delle palettine nuove e intatte ed è quello che io ho ottenuto. Io sinceramente loro mi hanno detto più volte di prendere i soldi e lasciare le palettine così come erano, ma io sinceramente se io ho acquistato una palettina intatta, voglio una palettina intatta, quindi poco ma sicuro volevo la stessa palettina. Poi ho fatto un altro ordine, questo nel frattempo che arrivasse il pacco con le palettine intatte.
Avevo fatto un altro ordine sempre su Cosmetic for Less perché c'era lo sconto del 50% se non mi sbaglio per quanto riguarda i prodotti di Nabla. Mi sa che mi sono sporcata l'unasu. Comunque, per quanto riguarda i prodotti Nabla. E quindi ho fatto l'ordine perché volevo prendere questa qua. Volevo prendere lei, la Cutie, per quanto riguarda ovviamente il colore azzurro, la Midnight. È bellissima, si dovrebbe bere. È bellissima veramente, molto molto bella. E ha lo specchio come tutte le altre Cutie. E poi ha la pellicola. E i colori in questione sono questi. Io volevo fare un make-up assolutamente con questa palette. Ho già visto altri trucchi. Sinceramente, questo è quello che io adoro in assoluto come tonalità di blu. Ehi, ciao! come tonalità di blu mi piace troppissimo e sono molto curiosa di vedere, la performance di questa palette. Poi, nel frattempo che ho preso questa, avevo fatto altri acquisti, tra cui un pennello per arrivare alla cifra, delle spedizioni, se non mi sbaglio, gratis. Ho preso un pennello di Revolution e ho preso questo, che è bellissimo ed è un pennello alle setole rosa. Wow, è un pennellone, non un pennello. È un pennello. Vabbè, è attaccato, c'è un pochettino di colla. Comunque, il pennello è questo, ha tutta la ghiera in rose gold. Molto molto bello. Tutta la ghiera in rose gold. E poi le setole sono rosa con le punte bianche. Vedete? Bellissimo, molto molto morbido anche come pennello. Bello, con la scritta Revolution. Guardate. Cioè, molto molto bello, devo dire. Mi piace come pennello. Quindi ho preso questo per avere le spedizioni gratis, perché avevo preso, oltre alla Cutie, ho preso le tre matite, perché ovviamente Nabla era al 50%, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio era al 50%, sì. Era al 50% e quindi ho preso anche le Cutie, cioè le Cutie, le Cupids. E quindi ho preso i tre colori che mi mancavano, che sono questi tre. Ho preso il 6, il 7 e il 5. Quindi il 5 è questo marroncino, che io non so se utilizzarlo per le labbra o per gli occhi, ma poi vedrò ovviamente. Ditemi anzi se vi piace questo make-up. Comunque ho preso questa, che è la 05. La Cupid's Arrow 05, la conoscete in tanti, comunque ottime come matite. Io ho la nera e la borgogna, se non mi sbaglio. E quindi è questa qua. Poi ho preso la 06, cioè la 6 che sarebbe la blu. Quella blu. Molto molto bella anche questa. E quindi è questa, vedete un blu bello notte. E poi ho preso la numero 7, che è un marrone che va sul borgogna, che mi piace. Ed è questo qua. Vedete, queste sono le tre Cupid's Arrow che ho preso. Sono molto curiosa di provarle. E poi, se superavo una certa cifra, mi davano queste cose che non so cosa siano. Uno è questo, non so proprio cosa sia. Una crema. Poi c'è una Time Revolution ed è aperta. Non lo so. Comunque, questo è il contenuto, vedete? Cioè, il contenuto è qua. Cioè, non so se si vede. Sì, si intravede, guardate. Dov'è il contenuto? Cioè, non so cosa sia perché ci sono scritte in cinese dietro. E poi c'è quest'altra crema. Non so veramente queste tre cose cosa siano. Non li metterò sul viso, assolutamente. Perché non sapendo cosa sono delle creme. Plumping crema, ma non so che cos'è perché è scritto tutto così. Boh.
tipo cinese, non lo so. Vabbè, non si vede. Qui, fatemi la traduzione voi perché non so niente. Niente, questo è tutto per quanto riguarda Cosmetic for Less, questo è per quanto riguarda l'ordine che ho fatto. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se anche a voi vi è capitato questa cosa delle palettine rotte. Io ci sono rimasta malissimo, ma veramente malissimo, perché volevo farvi subito il video, infatti l'avevo fatto vedere anche alla Lizzy, lei è rimasta sconvolta, mi fa nemmeno una si è salvata, cioè io non ho visto sinceramente come mi ha lasciato il pacchetto il corriere, però non lo so se l'ha buttato con forza, non so dirvi cosa sia successo, ma le palettine tutte e quattro sono rimaste, cioè erano tutte rotte, quindi ci sono rimasta malissimo, ma veramente malissimo. Gli ho fatto anche le foto, gliele ho spedite e tutto, e loro ovviamente mi hanno ripagato con le stesse palettine, sono rimasta molto contenta. Ovviamente ditemi se volete dei make-up per quanto riguarda queste palette, io li farò sicuramente, però spesso i video make-up non vengono visti qui su YouTube, quindi credo di farli o su Instagram o su TikTok. Voi ditemi se volete qualche video che io ve lo metto o velocizzato, non lo so, fatemi sapere cosa tra virgolette vi piace di più per quanto riguarda il mio canale, perché sinceramente mi farebbe piacere che il video di make-up, se io lo faccio e la mia comare me li monta, ci perdiamo un pochettino di tempo, quindi mi farebbe tanto piacere che riuscirete, diciamo, a guardarlo fino alla fine. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate di questa situazione, perché in caso ve li metterò su Instagram oppure su TikTok. Fatemi sapere in un commentino. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!